Sono certo che vi sarà capitato di ascoltare, soprattutto di questi tempi, dei soggetti pubblici o anche delle persone che stimavate, conoscevate, amici o personaggi pubblici, e di chiedervi: ma com'è possibile? Com'è possibile che una persona che reputavo così intelligente possa fare o dire o avere una posizione simile? Una delle risposte potrebbe essere: nelle linee di intelligenza non c'è una sola intelligenza. Ci sono diverse linee le quali possono anche procedere parallele senza mai incontrarsi. Perché la vera intelligenza invece è quella di mettere in connessione queste linee. Cioè, pensiamo all'intelligenza cognitiva, quanta saggezza, quanta conoscenza è prodotta nel mondo, quanta accademia, si va nello spazio, si producono computer quantici, si alzano grattacieli di mille piani, si fanno opere ingegneristiche incredibili. Un'intelligenza cognitiva, tecnologica, impressionante. Oppure pensiamo all'intelligenza creativa anche. Quanta arte viene prodotta. Pensiamo all'intelligenza matematica, i premi Nobel, le bombe atomiche, i missili intercontinentali. Pensiamo poi alle intelligenze dimenticate, la famosa intelligenza emotiva tra tutte, e alla famosa pandemia emotiva che invece pervade anche le persone più intelligenti. Anzi, più le persone sono intelligenti, più usano la loro mente se sono separate dal proprio sé, dalla propria dimensione emotiva. E dato che la mente è così in grado di creare degli schemi nei quali poi che funzionano, nei quali poi ci crede, ecco fatto il gioco, la famosa automanipolazione dell'intelligenza. Pensate a cosa ha potuto produrre l'intelligenza. Uno dei sistemi più intelligenti e efficaci al mondo negli ultimi secoli sono stati i campi di concentramento. 4.000 persone al giorno venivano smistate e passate per il camino. Quanta intelligenza. Quindi, ecco spiegato com'è possibile che di questi tempi succedano i fatti che stanno succedendo. E quale potrebbe essere una soluzione, un messaggio? Quale intelligenza dimenticata? Sì, potremmo chiamarla l'intelligenza del cuore se non temessimo di essere scambiati per New Age o mal compresi. L'intelligenza del cuore o del cuore, l'intelligenza del sé, l'intelligenza della consapevolezza, l'intelligenza di colei e di colui che è in grado di osservare se stesso, se stessa, e di vedere l'unità, di cogliere l'integrazione, l'interrelazione delle varie conoscenze, delle emozioni, così come dell'etica, così come della cognizione, della tecnologia, dell'intuizione, della spiritualità. Sembra complicato per la mente, per l'intelligenza razionale, ma quando tu impari a guardare con sguardo unico, quando tu cogli la causa prima, perché il nostro mondo, potremmo anche dire, l'intelligenza cognitiva si muove sulle cause seconde, un agente patogeno, i rimedi, i meccanismi biochimici, biologici o genetici, pensando che queste siano la causa prima, ma queste sono cause seconde.
La causa prima è la vera natura di noi stessi, è la vera natura di un fenomeno, di un processo. E la vera natura la cogli non con l'intelligenza cognitiva, la vera natura la cogli con quell'intelligenza in grado di assistere a se stessa, con quella capacità di auto-osservazione e di scomparire a se stessi, con quella capacità di rinunciare agli attaccamenti dell'io, con quell'intelligenza che scorga da dentro, quanto più tu compi le giuste azioni. E allora tu vedrai la causa prima delle cose, la vera natura di quello che stai facendo, di quello che succede. E allora potrai agire secondo scienza e coscienza davvero, secondo giustizia, e favorire il giusto, la giusta azione, il giusto cambiamento.